A quanto ammonta la spesa privata per la cura delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino, le cosiddette IPD? Sono quei costi che gli anglosassi chiamano out of pocket. Noi l'abbiamo chiesto a un vero esperto, il professor Matteo Ruggeri dell'Università Cattolica di Roma, che abbiamo incontrato proprio qui a Roma nel corso di un evento interamente dedicato all'analisi degli aspetti sociali e dei costi correlati alle malattie infiammatorie croniche dell'intestino. Professor Ruggeri, prima di entrare nel merito della vostra ricerca, volevo chiedere quali sono gli elementi che costituiscono la spesa privata dei cittadini, dei pazienti che hanno malattie infiammatorie croniche dell'intestino. Sono soprattutto visite private e altri tipi di costi legati al supporto nutrizionale, quindi sia alimenti che anche visite presso il nutrizionista. Ed oltre a questo anche tutta una serie di farmaci che non sempre sono rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale. Ecco, l'utilizzo di queste risorse, l'utilizzo privato di queste risorse è influenzato da diversi fattori che voi avete analizzato. Quali sono quelli principali? Ovviamente abbiamo una serie di determinanti di tipo demografico, quindi l'età, il genere, l'istruzione. Abbiamo un'altra serie di determinanti che sono la severità della patologia, quindi il fatto di aver avuto ospedalizzazioni o di essere stati sottoposti ad operazioni chirurgiche. Ma il dato più importante che siamo riusciti ad estrapolare nella nostra ricerca è che esistono degli importanti gradienti a livello di regioni. In particolare abbiamo raggruppato, utilizzando dei metodi statistici che abbiamo mutuato dal data mining utilizzati per trattare i big data, abbiamo raggruppato le regioni italiane a seconda di diversi criteri: criterio di tipo strettamente geografico, quindi nord, centro e sud, un criterio basato sul PIL pro capite ed un criterio invece basato sulla performance organizzativa utilizzando degli indicatori prodotti dall'indagine demoscopica. E il risultato interessante è che nelle regioni del sud, così come nelle regioni dove il reddito medio pro capite è più basso e nelle regioni che hanno una più bassa performance organizzativa, la spesa privata cresce. Questo è un risultato che conferma quelle che erano le nostre ipotesi di base e che non era poi alla fine così scontato, perché ci si potrebbe aspettare che nelle regioni più ricche, quindi per esempio nelle regioni del nord, le persone ambiscano ad avere cure di più elevata qualità rispetto a quelle fornite dall'SSN e quindi si rivolgano anche al settore privato. Abbiamo dimostrato che non sempre è così e invece che la tendenza è inversa, per cui gli individui, i cittadini, tendono a sopperire, almeno poi nel caso delle IBD, ad alcune lacune dal punto di vista, diciamo, dell'organizzazione delle cure, spendendo di tasca propria. Insomma, dove lo Stato è più debole, il cittadino sopperisce di tasca propria. Questi sono i risultati che abbiamo estrapolato. Senta, professore, per finire ci dà qualche numero. A quanto ammonta la spesa privata dei cittadini mediamente? Quali sono le punte, quali sono insomma gli estremi di questo fenomeno? La spesa privata è molto variabile. Siamo per i pazienti con colite o malattia di Crohn intorno ai 1.300-1.400 euro all'anno. Che ovviamente non è una cifra così bassa, anche se soprattutto se pensiamo alla opportunità, alle opportunità mancate, no? Per cui potrebbero essere usati per esempio per altre cose come i consumi, i viaggi e via dicendo. Abbiamo alcune punte abbastanza importanti, come ad esempio la Calabria e la Sicilia. Ci sono anche alcune regioni del nord, come ad esempio il Piemonte ed il Trentino, che vedono una spesa privata abbastanza elevata, intorno ai 1.700-1.800 euro, ma in quel caso è da spiegare con il fatto che, essendo il reddito più alto, probabilmente i cittadini cercano cure di più elevata qualità. Ecco, per finire, che messaggio possiamo dare alle istituzioni alla luce di questi dati che avete
diciamo così, messo a punto attraverso un'analisi molto, molto dettagliata, molto sofisticata anche. Il campo dell'EBD rappresenta un ottimo campo di applicazione per testare il funzionamento dei sistemi sanitari regionali per una serie di motivi. Sono patologie croniche, sono patologie che impattano molto sulla vita anche lavorativa degli individui e sono aree in cui l'innovazione in campo farmaceutico è più importante. Di conseguenza mi sentirei quasi di generalizzare quello che i risultati che abbiamo estrapolato, dicendo che è importantissimo per il sistema sanitario nazionale rispondere a una serie di sfide, come per esempio riorganizzare le cure secondo criteri di percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali e soprattutto fare uno sforzo in chiave di riduzione delle diseguaglianze.